ricordi in questi casi ce ne sono tanti, per chi poi ha condiviso 2 anni e mezzo di attività agonistica, di trasferte, di ritiri, di alberi. Quindi però Luca aveva una dote straordinaria, lui era un mostro di empatia, quindi non è stato difficile volergli bene, quindi i ricordi sono tanti, ce li porteremo dietro, quindi ci è rimasto questo, e quindi bene così. La sua eleganza e anche il modo di dare un esempio con la sua forza di combattere questa malattia fino all'ultimo, anche insomma. Ma guarda, chi si trova in quelle condizioni ha due modi di reagire, come fa Luca o chi si lascia andare. Quindi, ma io non voglio ricordare per il suo coraggio, che ne ha avuto tanto, per solo presentarsi qui 3 settimane fa nelle condizioni in cui era, ma aveva un senso, perché lui voleva ritagliarsi ancora un po' di fotografie da portarsi dietro, quindi ha fatto un viaggio, si vedeva che stava male, quindi, e tutti quanti avevamo capito che era un modo per salutarci in maniera discreta, ma è stato il suo atteggiamento dentro al campo, fuori, che deve essere un esempio, e quindi anche quello fa parte del personaggio. Un aggettivo per descrivere Gianluca? Ah, un generoso, una persona che amava vivere. Io ho un crucio che non riuscirò mai a farmene una ragione, che chi ci deve lasciare debba soffrire, questa è la cosa che mi dà più fastidio.